Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti alla seconda puntata dedicata a questa fantastica auto, la Dedra Integrale. Mi si dice che faccio i video soltanto delle macchine che ho da vendere. Ecco, perfetto, questa non è una macchina da vendere, è una macchina di un amico, di un cliente che abbiamo fatto dei lavori, che vedete nella puntata scorsa. Quindi, oggi cambia tutto, però vi devo dedicare una puntata a una macchina che mi ha entusiasmato, che non avevo mai guidato, su cui non avevo mai operato, e devo dire che la meccanica di questa macchina mi ha letteralmente stupito, come detto nel primo video. Ma adesso notiamo delle diversità. Abbiamo un amico. Vieni, capo. Adesso hai scoperto un nuovo giocattolo. Sì, perché adesso il Gab, come è arrivato, se ne va. Perché avete visto che gira da solo? Perché ci siamo aggiornati. Ok, abbiamo preso quindi nuovo, il Gab... Grazie. Oh, è stato un piacere. State questi... bene, a posto. Ciao. A parte gli scherzi. Allora, l'abbiamo vista nel primo video, abbiamo scoperto la meccanica, l'abbiamo esaminata insieme, scusate il giramento di parole. A parte che dopo abbiamo bisogno di Gabri perché deve farci video dell'interno, quindi adesso sta passeggiando, però il suo compito non è cambiato. Però questa è un'ultima serie, un 94 catalizzata, e ha un interno meraviglioso. Voglio farvi vedere l'interno di questa auto e esaminare insieme le peculiarità che non avete visto nel primo video. Ti conviene andare di là, Gab? Sì. Allora, internamente è molto semplice la macchina, quindi una strumentazione come la Dedra 1600. Quindi temperatura dell'acqua, indicatore del carburante, conta chilometri, conta giri, temperatura dell'olio e volmetro e orloi. Quindi cambia la grafica, vedete che ha quella grafica giallina in stile Panda Country Car, Panda Country Car 4x4, quella vecchia, bella, la 141. Poi ha qualche piccola differenza all'interno, il volante è un tre razze perché questa ha l'airbag, è un 94, dal 1994 arriva l'airbag sia su Dedra che su Tema, anzi fine 93 per la precisione. Pomello del cambio in pelle e ha questi meravigliosi sedili. La consistenza di queste sedili è eccezionale, sono molto simili a quelli della Delta Integrale, ma sono specifici per la Dedra. La strumentazione, voi direte, è una strumentazione semplice. È vero, però bisogna ringraziare che non hanno più messo la strumentazione optoelettrica della prima serie della Dedra Integrale, e anche la montava anche la 2000, perché era più le volte che non segnavano i LED delle volte che funzionava sulla strada. Quindi trovarne una che funziona, sono contentissimo per voi, è una bomba orologeria sul timer della durata della macchina, della strumentazione. Abbiamo il blocco del differenziale posteriore elettronico. Questa è una chicca, ragazzi. Questo sistema qua ce l'hanno tutte le versioni delle Dedra integrali, anche la 2016 valvole, perché dovete sapere che la Dedra integrale non è soltanto turbo, c'è anche la 2016 valvole, tra l'altro Station Wagon, bellissima secondo me. Esaminiamo il vano motore, l'abbiamo già visto nel primo video, però chi non si è visto la prima puntata che vi invitiamo a vedere, può vederlo anche adesso. 2000 turbo, 8 valvole, trazione integrale, turbina specifica per Dedra, perché abbiamo la parte finale calda del 16 valvole con la chiocciola più piccola. Nonostante sia un 8 valvole, come spiegato nel primo video, ha la sua turbina specifica. Beh, c'è il suo antifurto, abbiamo fatto la sua manutenzione, lui aveva già fatto qualche lavoro, la macchina è particolarmente bella e nonostante arrivi da un paese montano, è miracolata, perché l'avete vista sul sottoscocco, era bellissima la macchina. E ha 187.000 km, non è nuova. Cerchi da 15 pollici, specifici per Dedra, perché la Tema Turbo 16 valvole monta gli stessi cerchi. Adesso questi qui non sono diamantati, sono verniciati, ma in teoria sarebbero diamantati. Sono bellissimi anche così. Ma cambia le T. Quindi con le T più piccolo è per Dedra, con le T più grande per Tema, o viceversa, che non mi ricordo mai. Però comunque ci sono quelli per la Dedra integrale e quelli della Tema. Quelli della Tema vengono un pochettino più in fuori perché è un pochettino più grande la macchina. Adesso lui ha messo coprisedili ovunque per mantenere... Questa è una macchina che ha 190.000 km. Nuova. Cazzo, guarda soltanto le spalline di guida.
che va bene, l'Alcantara è leggermente segnata, ma è il sali scendi di quello di guida. Tra l'altro, vedi come sono specifici per Delta, perché sono anche regolabili in altezza, cosa che la Delta integrale non ha. Ora, la cosa più bella di sta macchina, perché io ho avuto il piacere di guidarla, è provarla su strada. E tu dici, sì, non è un aereo sulle ruote, no, ha 167 cavalli o meno di 170, non mi ricordo, io non leggo Wikipedia, vado a braccio. Però quando vi dico che le macchine vanno provate e i numeri sono solo numeri, credetemi, quello che conta è anche la sensazione di guida, perché uno non si mette a fare scusate, le corse su strada, ma conta anche quanto è fruibile l'erogazione di un motore. Ora tu vieni su con me col tuo gimbal nuovo del cazzo e proviamo la macchina assieme. Considera che come rigidità, non ha un rumore, rigidità di assetto eccezionale, vedi che anche le nostre macchine vanno bene, insomma, un po' di strada, poverina. A quest'ora qua c'è un po' di traffico, né? Sì, sono le 6, però. Comoda, eh? Infatti siamo è un po' fuori dal nostro orario questo. Sì. Sono già sotto e così pronta. È quello il bello dell'8 valvole, è più pronta sotto, poi è molto progressiva. Il 16 valvole invece è vuota, poi ti dà tutto il colpo. Considera che è sempre un 4x4 e quindi anche hai l'onere della trazione. È come il mio, fighe, sembra che è finito, invece dici, poi dopo si riprende. C'è ancora, no, non si è mai lasciato andare, no. Capito, no. Dici, diminuisco perché sta, invece no. Ah, tu dici basso il regime di giri. Basso, no, no, no. Invece è quello il bello. Questa segnatela. Questa è una perla, ragazzi. È una perla. Perché comprare una Dedra integrale? Perché costano molto meno delle Delta. Danno meno nell'occhio delle Delta, quindi ve la rubano di meno, forse. Tiratevi le scritte integrali, così almeno. Per magari così. Togliete le scritte. Io ce l'ho la scritta nuova, se la perdete, della Dedra, perché va su anche sui parafanghini laterali. La pagate molto. È diversa dell'integrale la scritta, però. Sì, è diversa dalla Delta. La Delta non ha la scritta sul parafango anteriore. Dicevo, aspetta che però cambiamo strada, perché lì mi sa che ci incartelliamo, sì, la vita. Sì, non ci tocca litigare. Allora, dicevo, la pagate molto meno, va molto meglio. Ed è più comoda. È vero, non ha il fascino della Delta, siamo tutti d'accordo. La Delta è la Delta, sto scherzando. Però, secondo me, molte macchine subiscono molto l'influenza mediatica, no? Mi piace esaminare la meccanica per quello che è realmente. E meccanicamente, quest'auto è migliore. Sotto qualsiasi punto di vista. È un progetto più nuovo di 10 anni, perché comunque la Delta è nata nel 79. La Dedra è nata nell'89, però il progetto 4x4 sia della Delta che della Dedra è molto più recente. Comunque hanno sempre una decina d'anni di differenza. Ma è così per il semplice motivo che cambia la struttura auto. Hai visto anche il ponte posteriore? Per me sono rimasto estasiato per gli anni in cui è la macchina, ragazzi, naturalmente. E se, cosa stai guardando, Gab? Dimmi cosa stai guardando. Dimmi di che colore è il cane. No, non badare. Dimmi di che colore è il cane. Due barboncini, una mora e una bionda. Adesso devi girare a sinistra. No, devo andare dritto, perché vuoi che giro a sinistra? Se si può, basta che abbasso il finestrino. No, dai, che c'è già la macchina, mi incartelli la vita, Gab. Poi sono di ferme, dai, lascia stare, Gab. Poi non è per te. Carichiamo. Con questo mezzo. Vuoi che faccia un cerchio in mezzo alla rotonda? Le conquistiamo sicuro. Sicuramente. Ma se hanno in mano il sacchettino con la popò del cane, ce lo tirano dietro subito. Ma sono già incazzati. Vabbè, comunque, una cosa che io ho fatto caso, che tu dicevi prima, cioè, è stranissimo il fatto che comunque una Delta, perché comunque la macchina... Senti il Cristo! Spinge, Poi chiaramente non frena un cazzo, hai lo stesso problema naturalmente della Delta, uguale, però alla velocità ci arrivi, ecco. Ma secondo te... Ho perso la telecamera, no, meno male, perché sennò... Ma perché, scusami, su... Scusa, abbiamo mai fatto sta strada? Fa la più spesso, dobbiamo... Esattamente. No, perché vedo tutte gonfie, poi, tra l'altro. Tutte contente, bello. Stavo cercando di dire, come mai? Primavera. Sulla Delta. C'è, cioè, quel sistema di EMA. Non è un sistema di EMA, Gab. Sì, lo è.
Però comunque, cioè, una macchina sportiva come la Delta c'ha quel coso lì e poi la Dedra, perché c'ha... è una macchina strutturalmente magra sotto, anche leggera. Però il differenziale è sempre quello, eh. Cioè, a parte il controllo del blocco elettronico, che è una cosa in più, ma strutturalmente è quello il differenziale. Se tu vai a pesare questa macchina e la Delta, c'è una differenza abissale. Quindi chiaramente le prestazioni si ripercuotono sul peso, no? Siamo d'accordo su questo? Sì, 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 tutto chiaro. Tipo qua, se per fare le aperture qua andrebbe bene, Gab. Figa, veniamo con l'M5 qua. Tu non eri mai stato qua? Spacca un po'. Ma quest'ora le ditte sono chiuse. No, spalla, se esce un camion, Gab, gli entro dentro diretto. I bilici hanno finito di lavorare a quest'ora. Ma guarda che finisce la strada, frate. Sì, hai qualche... insomma, frena, parliamone. Questa è una strada da tenere in considerazione, sì, però, sì, eh. Sì, non l'abbiamo mai fatta. Perché a quest'ora le ditte sono chiuse, i parcheggi sono vuoti. Pregi 0, 100... Va bene, ok. Con calma. Passano le fighe. Ma quello prima ti carica e poi vista che ignorante. Non te la danno. Qua c'è anche la rotonda. Vabbè. No, comunque, a parte gli scherzi, siamo divertiti, era una prova goliardica simpatica. Quindi, il discorso dell'interno l'abbiamo parlato, la macchina si guida molto bene, il cambio è diverso, ma comunque quello della Delta non ha assolutamente niente, perché la struttura cambio della Tema Delta vanno molto bene, quindi sull'inserimento marce niente da dire. Nasce col climatizzatore automatico, quindi è una cosa in più, anche perché la figlia della Dedra, quindi fondamentalmente la stessa auto senza la coda, è la famigerata Delta 2, che è quella che non ha avuto successo. Però se voi vi ricordate il video dedicato alla Delta 2 HF, quella bianca, mi sembra, sì, bianca era, sì. Ne avevamo parlato che telaisticamente era migliore, sì. Ma perché è migliore? Perché si va avanti, no? Quindi non è stata capita quella. Non è che non è stata capita, potevano farla anche a trazione integrale, quindi potevano fare tante cose che poi non si sono fatte. Però quello che voglio dirvi io, di solito, andando avanti si migliora, dovrebbe essere così. Poi io non parlo di problemi meccanici o di noie elettroniche, io sto parlando di telaio, di struttura veicolo, di sicurezza attiva e passiva. Quello 9 volte periodico su 10 si migliora sempre. Poi ci sono dei motori più azzeccati e altri meno azzeccati, non si discute, però è un problema meccanico. Una macchina nuova in teoria dovrebbe essere migliore della serie precedente, in teoria. Questa naturalmente non ha preso il posto della Delta, però strutturalmente è come se fosse la Delta 2. Va bene, dalla strada nuova, che tu mi dai dietro a casa mia ma non l'hai mai fatta, dalla strada nuova questo è tutto. Un abbraccione, ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuta la macchina e guardate il primo video dedicato alla Dedra integrale, perché secondo me meccanicamente sotto, l'ho ripetuto 20 volte, è una gran macchina. Un abbraccio a tutti, buona continuazione di serata, ciao! Ciao!